Per il secondo anno consecutivo sono tornato qui a Soveria Mannelli in occasione dell'intelligence d'estate. Ringrazio il professor Mario Cagigiuri perché ogni occasione per noi è valida. In particolare sono molto sensibile a queste materie, a materie dell'intelligence. Ogni occasione, dicevo, è valida per trattare la diffusione della cultura della sicurezza. Quindi ci troviamo in un momento anche molto complesso, sempre più complesso per quello che è il quadro delle minacce, e parlare di intelligence, come abbiamo detto questa sera, il metodo scientifico, il metodo logico dell'intelligence andrebbe insegnato fin dalle scuole per far sì che le nostre comunità possano crescere in maniera sempre più sicura. Come vede l'intelligence del futuro in Italia? Ma l'intelligence è da sempre il cuore pulsante della democrazia del nostro paese. Io immagino, come dire, un momento storico in cui la tecnologia, il web, internet stanno evolvendo quindi in maniera esponenziale. Io mi immagino l'intelligence del futuro che riscopra il grande valore della Humint e una riorganizzazione in cui ci sia, ecco, un cervello centrale molto pensante, molto, molto grande, con analisti e dei dipartimenti specializzati in spionaggio e controspionaggio, in terrorismo e controterrorismo, e un'agenzia specifica, anzi una struttura specifica, ecco, farei un unico comparto intelligence con una poi struttura dedicata alla minaccia cibernetica, quindi per intenderci una NSA tutta italiana. Penso che il futuro vada in questa direzione, dobbiamo muoverci e allo stesso tempo, ripeto, riscoprire il grande valore della Humint, ed è il valore delle risorse umane che ancora oggi è insostituibile.